Salve a tutti ragazzacci e ben ritrovati in questo nuovo episodio di Clash Royale. Abbiamo qua un baule gigante che però non posso aprire adesso. Vabbè, lo apriremo nel prossimo episodio. Allora, a parte sono salito un pochino di coppe. Qua abbiamo la fantastica King's Cup Challenge, la sfida del re. È gratis, funziona come se giocate a Hearthstone, come un'arena di Hearthstone. Nel senso che ci sono carte che ti danno loro, casuali, se non sbaglio, oppure che prendi tu mano a mano. E è un'arena, quindi massimo che puoi fare sono 12 vittorie. Vediamo un po', 12 vittorie da 2000 gold e 100 carte. La prima la ci entri senza pagare gemme. Ah, il deck che hanno creato loro con delle carte potessi ancora non aver trovato. Quindi ragazzi, oh mamma, chissà cosa mi devo trovare. Ok, allora li all'otto come me. Eh? Figo! Che figata, ragazzi! Iniziamo già a mettere l'estrattore. Buona fortuna, fratello. Wow! Il bocciatore al 4. Ma minchia, ce l'ho al 7 il coso. Cazzo, arco X. Come lo butto giù? Vabbè, faccio una bella palla di fuoco qua sopra. Bellissimo, ragazzi. Qua si valutano veramente le skill dei giocatori. Il problema è che, cazzo, la principessa. Mi serve il tronco, mo. Orda e sgherri, minchia, dove l'ho messa? Mi sto un attimo emozionando. Troppo confusionato. Ahiai, il tronco. Ok, ragazzi, non mi devo far prendere. Ma fatto questo. Piano, piano. Sta anche spammando troppo, quindi lo zittiamo. Vabbè, qua ha sbagliato a buttare la palla di fuoco, eh. Mo si merita di pigliare un po' di mazzate. Vai, signor Golem. Piazziamolo. Perfetto. Prepariamo un moschettiere a supporto del golem. L'ha messo un mini pecca. Possiamo anche piazzare una bella palla di fuoco. Cazzo, mi pecca il 7 da parecchio impiccio. Ok, va bene così, va bene. Vai golem, cazzo, lorda di scheletri. Merda. Pure sbagliato a mettere la fireball. Ragazzi, sto giocando una vera chiavica, veramente male. Però forse abbiamo preso la torre. Forza arcieri, forza moschettiere, dai. Aia, spidi il ghiaccio. Vai con le mita, vai moschettiere. Perfetto, 1-1. Rimettiamo l'elisir, l'estrattore di elisir. E speriamo bene. Lui come ci aveva attaccato? Con il bocciatore e l'arco X, che possiamo fare fuori benissimo con l'orda di sgheti. Il problema è che aveva messo la principessa. Lo spirito del ghiaccio potrebbe essere usato ottimamente come difesa. Noi non ci andiamo con un attacco massiccio, ma proseguiamo da questa parte. Perfetto, ha messo il bocciatore da quel lato. Non dobbiamo assolutamente distrarci. Ecco qua l'arco X. Adesso dobbiamo mettere la principessa. Prepariamo il tronco, quindi. Prepariamo il tronco. Bellissima l'orda di sgheti. L'ho sempre schifata, ragazzi. Sul serio l'ho sempre odiata. Poteva andarci bene anche un tronco. Però facciamo così e ci stiamo anche tranquilli. Eccola qua il tronco. Forse potrebbe servirmi adesso. Orda e sgheri, perfetto. Orda e sgheri, veloce, veloce, orda e sgheri, veloce. Ottimo. Gole, perfetto. Golem sta facendo un lavoro magnifico. E ne piazziamo un altro, i golem. All'assalto. E no, il telefono no, mi avete rotto le palle. Non posso rispondere. Non posso. Avete rotto i coglioni. Avete rotto. Oppure rispondo, vabbè. Pronto? Pronto? Perfetto! Mamma mia, questi video di qualità oscena. Chiamate in diretta. I golemiti fanno anche. Il golem fa anche danno quando esplode ad aria. Dai che piglio tre cose! Dai che piglio! Tre corone! No! Per poco! Mi è piaciuto un sacco! Mi è piaciuto un sacco! A parte la telefonata, all'inizio ci siamo un po' persi, bellissimo. Abbiamo già abbiamo una vittoria e una carta assicurata. Ok, proseguiamo. Obiettivo sbloccato. Sfida speciale più 100. Cos'è? Il minatore. Oddio, che deck. I tre moschettieri. Qua mi devo, la devo salire ben gestire. Potrei anche, cazzo, log rider. Potevo anche mettere il dice gate. Però che cazzo, niente registro, no. Hai rotto i coglioni, cioè. Pronto? Pronto? Nonno? No, non c'è. No. Sì. Ciao, ciao. Ciao.
Nonno che chiama, grazie nonno, gentilissimo, proprio mentre sto registrando. I tre moschettieri, signori, potrebbero darci una carica potentissima. Dai, zap, dai! Dai, tre moschettieri! Due moschettieri, ok, va bene. Che, con nonno che chiama, santi Dio, ma si può registrare così col nonno in mezzo? Si è spaventato, giustamente. Oh, dai, sgheri stavolta. Non passerà. Il domatore un colpo lo darà. Aiaiai, ok, va bene così. Però probabilmente lo dai sgheri era counterata. Il minatore non lo so usare, ragazzi. Questa è la prima volta che lo uso. Vai, minatore. Vai, minatore. Fai i tuoi colpi. Madonna, che potenza. Quanto lo vorrei, minatore, ragazzi. Quanto lo vorrei. Perfetto. Mettiamo un altro estrattore. Aspettiamo questo. Aspettiamo che si spacca. Potrei già mettere tre moschettieri da questa parte. Perfetto. Tre moschettieri all'assalto. Tre moschettieri. Abbiamo. Come possiamo supportare tre moschettieri, ragazzi? Come possiamo supportare? Con lo spirito del ghiaccio? Col cavaliere? Non so. Cioè, cazzo, la veleno. Però io faccio un sacco di danni. Faccio un sacco di danni. Lascio il minatore e fa i danni. Oppure la scarica, perfetto. Dai, dai. Dai, perfetto. Perfetto. L'apia di puratore non mi fa un cazzo. Abbiamo il minatore che fa le sue cose. Potevo metterlo anche qua il minatore, come prima, mannaggia. Bastava una zap qui e mi prendevo tutto. Siccome di ghiaccio che è stato quasi annientato e no, mo qua ci dobbiamo difendere, come? Tre moschettieri? La veleno no, la veleno no, veloce tre moschettieri, la gelo, ma che cazzo? Che so ste carte, statti fermo, aiaia. Il saltatore di elisir è morto il moschettiere sicuramente. Bellissimo questo mazzo, bellissima la sfida questa qui. Prepariamoci a difenderci, prepariamoci ovviamente molto. Cazzo, il domatore, ci dobbiamo difendere. Zap! Zapdos! Miner a rompere il cazzo! Ossimone di ghiaccio veloce! Ah, mini pecca no! Ah, mini pecca ha fatto malissimo! Ora i tre moschettieri! Cazzo, no! Veloce! La zap dov'è? No, la veleno è fatta apposta, però! Dai, tre moschettieri, forza! Forza, moschettieri, forza! Aia! Allora, ragazzi, concentriamoci. Eccolo. Cazzo. Aia. Fa male, fa male. Ok, a posto. Mettiamo il cavaliere da quella parte. Dobbiamo essere più offensivi possibili. Offensivi, offensivi. Offensivi, mettiamo un altro cavaliere qui. Una zap. Una zap. Porca puttana. Non me la posso perdere. Così. Forza dei moschettieri. Forza. Aia. Sfido il ghiaccio, sfido il ghiaccio. Veloce. Molto bene, molto bene. Ah, minatore da quella parte, minatore. E il cavaliere, vai minatore, non lo so giocare minatore. Dai, zap! Dai! Dai! Dai, moschettieri! Vai così! Oh, senza nonni che chiamano stavolta. Well played! Che figata! Due carte. Ragazzi, noi ce ne facciamo un'altra. Potrei anche continuare. Sì, ma sai che c'è? Potrei continuare a fare video con la King's Cup Challenge. The Raging Balloon, il pallone incazzato. Quindi furia e mongolfiera. Stavolta non abbiamo. Se preparassimo già i spiriti del fuoco. Cazzo, lui già ci va. Oddio! Lui ci va pesante. Mi devo difendere assolutamente. Altro che mi devo difendere. Lui ci andava pesantissimo, ragazzi, eh. Sta attaccando. Dai! La furia! Aiaia, mi ha fatto una torre? No. No, potrei anche. Lui si difende così, zap da questa parte. Questa probabilmente la perdo. Però potrei anche starmi zitto, così non mi butto. E se facessi la rage? Se facessi la rage sarebbe un po' persa, sì. Minchia, se è stata, se è stata fallimentaria. Livello 8, aia. Ok, sono livello 8, lui livello 9. Certo, lui ha sprecato molto di sì per attaccare. Facciamo così, balloon. E spiriti del fuoco. Mettiamo anche gli arcieri. Stiamo andando molto in offensiva. Aia. Statti fermo. Zap, zap, veloce. E dai, la sta hit. Bella così. Bella. Va bene, va bene. Va bene. Abbiamo indebolito entrambe le cose. Qua dobbiamo difenderci assolutamente con un bel dragone. Bel dragone, vai dragone. Spara sto pallone. Ok. Dai, cazzo, drago. Forza. Ok, ci siamo difesi. Insomma, va bene così. Ma se vinciamo pure questa, ragazzi, super, super festa. Se vinciamo anche questa, mamma mia. Devo solo sapere giocare qua. Qua
solo da saper giocare. Potrei già piazzare una strega qui dietro. Così prepariamo. Il cazzo, lui è la stessa cosa. E niente, potrei anche andare ancora più offensivo. Ok, lui ha buttato la rage, non mi interessa. Si è preso la torre, ma la vorrei prendere anche io, quindi ci vuole po'. Ci manca ancora un po' di tempo. Rage assolutamente. Cazzo, sta facendo da quel lato, sta facendo molto male. Ho sbagliato anche a zappare. Va bene così. Va bene, 1406. Lui potrebbe rifare la stessa tattica di prima. Le difese le abbiamo più o meno. Attacchiamo da questo lato, ragazzi. Lui c'ha la torre già un pochino indebolita. Potrei già piazzare il drago qui a supporto. Mamma che partita. Arcieri anche spidi il fuoco, veloci spidi. Zap da questo lato. Dobbiamo evitare che ci attacchi in quella maniera brutale come prima. Ok, dai, forza, attacco d'aria. Attacco d'aria, rage. Veloce, niente da fare. Ci dobbiamo difendere stavolta. Ci dobbiamo difendere. Lui potrebbe partire come prima. Molto aggressivo. Mamma mia, che partita, ragazzi. Molto difficile, eh. Mamma mia. Se parti come prima, siamo un po' fottuti. Eccolo, eccolo. Siamo fottuti. Piano, fermiamolo, fermiamolo. Fermiamolo, la zappa, bella, bella così. Rage, non mi interessa, rage da quella parte, ragazzi. Rage, il gigante sta facendo bordello. Arcieri, arcieri, forza, forza, strega, forza. Farete cose. Sì, bella così. Mamma mia, che partita. Che partita, signori. 11 minuti, me ne faccio un'altra. Sono così gasato che me ne faccio un'altra. Perfetto. Dai così, bellissimo, bellissimo. X-Bowler, quello che mi sono trovato contro. Questo non mi piace, eh. Vediamo un po'. Allora, bocciatore. Facciamo già partire il bocciatore qua, che dite? Cazzo, abbiamo visto lo stesso mazzo. Le guardie, mettiamo le guardie, non so. Perfetto, le guardie fanno male. Fireball? Sì, fireball, decisamente. Decisamente, e anche una zap. Ok, perfetto. Bocciatore. Il compito del bocciatore è quello appunto di buttare via le truppe fastidiose, dandoci un'ampia scelta. Cazzo. Ok, mettiamo le guardie su quella principessa fastidiosa. Non lo so se riesco a vincere qua, ragazzi. Sto deck non mi piace molto. Però almeno la faccio. Ah, pure lui ce l'ha. Abbiamo lo stesso deck, giustamente. Veloce il bocciatore, veloce. Veloce il bocciatore, vai, butta sta boccia. Dai. Sta torre me l'ha quasi fatta lui, eh. Un bel mini pecca da dietro al bocciatore nemico. Potevo anche andarci in attacco. Ahia. Perfetto. Il problema è che lui mo mi mette il mini pecca. Cazzo, la dovevo mettere assolutamente il mini. Zap, zap. Dai, tira sta hit, mannaggia me, sono così stupido che non mi ero accorto. Qua le guardie proprio al centro. Questo è fattibile, ragazzi. Abbiamo sempre una carenza di elisir. L'arco X è difficile da usare, perché lui ci sta. Però il mirror match non va bene. Che cazzo, proprio il mirror match dobbiamo pigliare. Qua bocciatore assolutamente, lo mettiamo in linea. Così si boccia pure quella merda di principessa. Bella, così. No, non si è bocciata! Non l'ha bocciata, signori! Non l'ha bocciata, la mini pecca assolutamente. Veloce mini pecca, meno male che abbiamo il tempo qui. Assolutamente, high spirit. Sperando che non si scagli. Fireball molto a caso, molto a caso. No, no! No, dobbiamo evitare che ci colpisca. M'ha fatto, m'ha fatto. Bocciatore, da questo lato. Purtroppo questa è persa, eh. Però non perdiamo la speranza. Non perdiamo la speranza. Potrei anche coordinare un attacco da quel lato. Sì, mi conviene ormai. Mi conviene. Arco X, dai. Fai qualcosa. Sperando che la principessa non targhetti. Oh, mini pecca. Spirito congelante. E no, no, no. Dai, zap. Dai. Ah, niente, m'ha fatto. Potrebbe, però. Potrei farcela. No, niente da fare, ragazzi. M'ha fatto. M'ha fatto. O no? O no? Niente, questo mazzo non mi è piaciuto. Ah, peccato. Schifoso. Che non sei altro. No, facciamoci un'altra, ragazzi.
C'ho troppo voglia di giocare. È una prima sconfitta con il mazzo del bocciatore che mi fa schifo. Vediamo qua. Dark Lightning. Questo mi piace un po' di più. Abbiamo il Principe Nero, appunto. Lui forse non gli piace il deck, perciò fa così. Bocciatore, si fa cagare! È bruttissimo, è mazzo, signori. Non so quello che sto facendo, mi sa che sto sbagliando un pochino. Principessa. Fa anche danno ad area, Principe Nero, buono, buono così. Lightning, no. Facciamo Spear Goblins da questo lato. Cazzo, mi ha fatto un culo di danno. Ho sbagliato la fulmine, ragazzi, l'ho sbagliata. Ok, invece ho fatta bene. Nessun hit! Ok, nessun hit. La tattica probabilmente sarà quella di mettere il boscaiolo e dietro. Possiamo mettere già la capanna di Goblin da a destra. Ok. Che dà fastidio e fa anche un pochino di danno. Ecco, qua fa farma 50 di danno. Ah, botta, aia. Aia, aia. Possiamo già prepararci. Non so bene la tattica che posso fare con l'Humberjack e probabilmente dovrei fare l'Humberjack e questo. Spero di sì. Dai, furia, furia dell'Humberjack, il bocciatore mi ha fatto. Potrei anche levarmi dalle palle questa principessa fastidiosa, perché no? Aia, spiriti del fuoco. Dai, tira la state, buona così, buona così. Bocciatore dà abbastanza fastidio, signori. Aia, aia. No! Non l'ha targettata prima la torre. Goblin lancieri per levarci la principessa. Dai! Perfetto, aia. Ok, Goblin lancieri farmano un pochino di danno da quella parte. Molto bene. Non so usare bene il boscaiolo. Rifacciamo la stessa tattica di prima. Mettiamola un po' più avanti, così con la palla di fuoco non ci pia tutti e due. Arco X, Lumberjack assolutamente. No, mannaggia il bocciatore di merda. Bocciatore del cazzo. Statti zitto. Lightning. Dai. Togliamoci sto bocciatore dei coglioni, su. Togliamocelo. Mamma, difficile giocare qua, mamma mia. Non so se ce la faccio. Lord dei Schidri che, boh, col bocciatore viene. Ecco, al bocciatore del cazzo, madonna. Ti odio, bocciatore di merda. Ok, qua non ci conviene mettere assolutamente un'altra capanna. Aia, aia, aia. La cosa che fa pesante, Lightning. Vai, mamma mia, che fulmine. Che fulmine. Dai, Mega Sgherro, fai le tue cose, Mega Sgherro. Aia, 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 aia. Veloce, Principe Nero, veloce. Vai, fa le tue cose, bella. Vai, Principe Nero. Merda. Oh. Manca solo la scarica. Eccola qua. La Lightning. Boom. E vai. Quattro vittorie. Signori, quattro vittorie e una sconfitta con il mazzo dell'Arco X. Belle quattro vittorie. Belle. Grazie mille per avermi seguito. Ci si becca al prossimo video in cui continueremo la King's Cup Challenge. Supportate questa challenge con un mi piace. Madonna, è fantastica, ragazzi. Sto divertendo un casino. Spero non costi molto in termini di gemme, così me la faccio spesso e la porto sul canale. E niente, già abbiamo 12 carte e 390 gold, bellissimo. Ci si becca al prossimo video.